Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi quando meno te lo aspetti. Oggi parleremo di ritorno di GTA V e di un altro episodio storico della serie, della possibilità di vedere Crash in Super Smash Bros. Ultimate e dell'invasione del Regno dei Funghi nel mondo reale, che però non è andata nel migliore dei modi. Ma non solo, prima di iniziare però come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Potete lasciare un like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguirmi su tutti gli altri social, in particolare su Instagram. Poi, se proprio volete essere dei real poracci, potete sempre donarmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD. Una finezza che, guarda, signora mia, prima di tutto qualche notizia da trattare al volo, e il mio pensiero va ai collezionisti incalliti, perché è stata appena annunciata una dock di Nintendo Switch destinata a diventare rarissima. A pensarci bene, si tratta della terza variante di Switch dedicata ai mostriciattoli portatili. Dopo la Switch venduta in bundle con Let's Go, Pikachu e Eevee e la Lite pensata appositamente per l'uscita di Spada e Scudo, è il turno della dock a tema Pokémon Snap. Questa però non sarà acquistabile in negozio, ma è stata messa in palio dalla rivista giapponese KoroKoro tramite un contest aperto a tutti i lettori. Si tratta di una sfida fotografica. Chi invierà il migliore scatto eseguito in Pokémon Snap potrà portarsi a casa questa dock unica, altro che rara. Presenta infatti un artwork di Meganium e Pichu accompagnati da una fotocamera e da un autografo di Machito Gomi, matita che da diversi anni si occupa dei manga e degli anime e dei mostri tascabili. Chissà se fra qualche anno la vedremo in vendita e chissà quali quotazioni raggiungerà un modello unico come questa dock. Intanto stanno uscendo anche le prime recensioni di Shin Megami Tensei 3 Nocturne, il JRPG apparso su PS2 all'inizio degli anni 2000 e in arrivo su Switch anche in Occidente il prossimo 25 maggio. Il gioco sembra conservare tutto il fascino dell'edizione originale, con tutti i pro e i contro che un'esperienza del genere può avere. Peccato solo che le migliori grafiche non siano così impressionanti, anzi tutt'altro, e un lavoro molto approssimativo sembra essere stato svolto sul comparto audio, tremendamente compresso. Pensate comunque di prendere in considerazione l'acquisto? Passiamo ora alle notizie della giornata e, udite udite, si parla di GTA, il Colossal Rockstar, una serie in grado di infrangere qualsiasi record di vendita. È pronta per fare il suo debutto sulla next gen. Ma attenzione, perché questa volta si parla anche di un interessante ritorno. Adottando un po' lo stile di Nintendo, ovvero quello degli annunci senza preavviso, Rockstar ha comunicato dal nulla la data di uscita di GTA V sulla next gen di Sony e Microsoft. Si parla di un gioco che è pronto a fare il suo debutto sulla terza generazione di console consecutiva e dall'11 novembre gli utenti PS5 e Xbox potranno godere di GTA V e di GTA Online in delle versioni pensate appositamente per gli hardware di nuova generazione. Non si parla di sole migliorie grafiche, ma di un'esperienza espansa che includerà nuove feature non ancora rese note, ma che probabilmente verranno comunicate a breve. La cosa interessante, almeno per i vecchiardi come me, è che Rockstar ha promesso anche l'arrivo di novità riguardanti GTA 3, il titolo che ha rivoluzionato il concetto di open world e free roaming nei videogiochi e che il prossimo ottobre si appresta a compiere la bellezza di 20 anni. Si tratterà solo di eventi relativi a GTA Online o qualcosa di più corposo o bolle in pentola? Magari una remaster o chissà. Senza volare troppo con la fantasia, vi ricordo che GTA Online sarà rilasciato come un gioco standalone, di cui però non è ancora stato comunicato il prezzo. Gli utenti PS5 però potranno riscattarlo gratuitamente nei primi 3 mesi dall'uscita. Cosa ne pensate di questo ritorno in grande stile per GTA? Apprezzate che Rockstar continui ad investire su GTA 5 o preferireste vedere GTA 6? E ora è giunto il momento delle speculazioni. Ieri abbiamo parlato a lungo dell'E3 di Nintendo. Ma come molti di voi hanno notato, il buon caro vecchio Zippo si è dimenticato un dettaglio molto importante: l'annuncio del nuovo lottatore del Fighter's Pass di Super Smash Bros. Ultimate, e i rumor a riguardo si fanno sempre più insistenti. L'annuncio del nuovo lottatore in apertura del Direct lo do quasi per scontato, è diventato quasi una tradizione in casa Nintendo. Quello che coglie però sempre tutti di sorpresa è il nome del personaggio che andrà ad unirsi al roster di Smash,
un titolo che più che un gioco è ormai diventato un museo interattivo della storia del videogioco. Le ultime indiscrezioni vorrebbero tra i favoriti, di nuovo, la mascotte mancante del platform in tre dimensioni dell'era PlayStation, Crash Bandicoot. La mascotte era già finita tra i papabili dopo che Masahiro Sakurai aveva postato un'immagine su Twitter che sembrava puntare dritta all'inclusione del marsupiale, speranze che sono poi svanite con l'annuncio di Sephiroth e di Pyra. Questa volta però a rilanciare è il doppiatore ufficiale di Crash in Crash 4 It's About Time, che tramite un post su Instagram ha fatto sapere ai suoi follower di essere al lavoro su un divertente nuovo progetto, insieme alla voce di Neo Cortex. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, ma parte della community vuole sperare nel reveal trailer di Crash in Smash. In fondo un nuovo capitolo è altamente improbabile, visto i risultati non entusiasmanti del quarto. E con il cartone animato cancellato, che si è giunta l'ora di vedere Mario fracassarsi di botte con Crash? Voi cosa ne pensate? E chiudiamo forse con la notizia più random dell'intero anno, riguardante l'arrivo del regno dei funghi all'interno del mondo reale, più o meno. No, non mi riferisco al Super Nintendo World di Osaka, ma ad un particolare progetto di riqualificazione avvenuto in Inghilterra che non ha sortito gli effetti sperati. Tutto nasce dalla decisione del governo del Regno Unito di stanziare un fondo di 80 milioni di sterline per aiutare le realtà territoriali nella ripartenza post-pandemia. A quanto pare, per il comune di Walsall, una città nei pressi di Birmingham, sono state stanziate 750.000 sterline grazie a questo progetto, che però non sono state investite nel migliore dei modi. La prima opera di riqualificazioni ha infatti preso la forma di 15 giganteschi vasi verdi che hanno invaso il centro città. Pensati per promuovere un senso di benessere e sicurezza, i vasi non sono stati accolti così entusiasticamente dai cittadini, che hanno da subito etichettato l'iniziativa come ridicola. Un gesto che più che riqualificare la città ai loro occhi, la rende ridicola, facendola assomigliare a un videogioco di Super Mario. Effettivamente, forse non si tratta del momento migliore per investire dei soldi pubblici in iniziative del genere, ma il colpo d'occhio è comunque impressionante, almeno per un fan Nintendo. Nel sondaggione di oggi vi ho chiesto poi qual è il titolo che attendete di più per questo E3 2021 di Nintendo e, senza troppe sorprese, la maggioranza di voi si è espressa a favore di Breath of the Wild 2, ma sono stato felice di vedere nei commenti che in realtà la community aspetta di tutto, dalle serie più note a quelle meno conosciute, ma il consiglio che vi do, poracci, è esattamente quello che vi ho dato ieri in chiusura del video. Attenzione a non aspettarvi troppo da questo E3 e dal suo Direct, perché è praticamente impossibile che Nintendo decida di bruciarsi tutte le sue carte in un unico video. Quindi mi aspetto anch'io qualche annuncio di peso, ma stiamo attenti, non vogliamo troppo in alto perché poi rischiamo di cadere e di farci male sul serio. Detto questo, vi ringrazio come al solito per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e ovviamente qua sotto nella sezione dei commenti dove vi aspetto. Noi ci vediamo domani. Io sono il Poro Crash, Michele Pipe. Ciao!